Podcast. Proposal to adopt as a whole the draft Universal Declaration of Human Rights. È il 10 dicembre del 1948 e il presidente dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Herbert Verhewatt, dichiara aperte le votazioni sulla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Si tratta di uno dei testi fondamentali nella storia dell'umanità, che nasce dalla volontà di evitare il ripetersi delle atrocità commesse durante la Seconda Guerra Mondiale e riafferma che tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti. Per 85 sedute i paesi dell'ONU hanno discusso talvolta in modo acceso, si sono scontrati. Ci sono paesi come l'Unione Sovietica, il Sudafrica e l'Arabia Saudita che si sono opposti in modo netto. E oggi è il momento della verità. In platea, tra i delegati degli Stati Uniti, con le cuffie per la traduzione simultanea e un soprabito bianco poggiato sulle spalle, c'è una donna. E lei? Che più di tutti ha lottato per l'approvazione della dichiarazione. È lei la più emozionata. Il suo nome è Anne Eleanor Roosevelt. Lezioni di leadership. Esempi, insegnamenti ed errori di grandi protagonisti della nostra storia. Un podcast di Maurizio Molinari. Eleanor Roosevelt, l'indomita battaglia per i diritti umani. Declinando il concetto di leadership sul terreno dei diritti umani, viene immediatamente in mente il nome di Eleanor Roosevelt, perché è stata lei, per sua scelta e convinzione, a imporli in cima all'agenda della politica internazionale a dispetto delle resistenze delle dittature e delle esitazioni delle democrazie. Nasce a Manhattan l'11 ottobre 1884 e ha uno zio importante, Theodore Roosevelt, che da presidente all'inizio del Novecento è stato il grande innovatore e modernizzatore dell'America a cavallo dei due secoli. Nel 1905 si sposa con un altro Roosevelt, del quale è lontana cugina, Franklin Delano Roosevelt. È un matrimonio che resta nelle cronache dei giornali di Manhattan perché tra gli invitati c'è anche l'ex presidente Theodore. I rotocalchi di New York lo descrivono con il suo occhiello e il suo vestito di grande eleganza. Eleanor ama pazzamente Franklin, ma i primi anni del matrimonio sono difficili. Sarah, la madre di lui, non ama Eleanor e fra le due donne ci sono molte tensioni. A New York la coppia vive in una casa attigua alla residenza dei genitori di Franklin. Questo rende la vita molto difficile ad Eleanor, che lo dice chiaramente più volte al marito. La situazione peggiora ulteriormente quando nel 1918 lei, casualmente, aprendo una valigia del marito, scopre che Franklin la tradisce con una sua stretta collaboratrice, Lucy Mercer Radford. È una vita difficile, ma Eleanor sceglie di restare a fianco del marito e padre dei suoi sei figli, sia quando lui diventa governatore dello stato di New York nel 1928 e poi in occasione della sua elezione alla presidenza degli Stati Uniti. Roosevelt resterà alla Casa Bianca per quattro mandati, fino alla sua morte, nell'aprile del 1945. Sarà il presidente più longevo e di conseguenza Eleanor sarà la First Lady rimasta più a lungo al 1600 di Pennsylvania Avenue, la casa dei presidenti. Ma qui nasce e viene alla luce la sua caratteristica centrale. Questa donna, fondamentalmente infelice nella vita privata, diventa la prima First Lady protagonista della vita pubblica, perché fa politica. E lo fa innanzitutto attraverso i comizi, gli eventi stampa, ne farà oltre 380. Scrive sui giornali,
parla la radio. Addirittura dopo l'attacco giapponese a Pearl Harbor, si rivolge agli americani prima che lo faccia il marito, parlando nel suo programma radiofonico settimanale. Parla innanzitutto alle donne, alle quali racconta che anche lei ha un figlio su un cacciatorpediniere che potrebbe essere in viaggio verso il Pacifico. I have a boy at sea on a destroyer. For all I know, he may be on his way to the Pacific. Quindi, nello stesso discorso, invita gli americani a farsi coraggio, perché noi siamo il popolo libero e invincibile degli Stati Uniti d'America. Ma Eleanor Roosevelt parla soprattutto di diritti. Dopo l'attacco giapponese si batterà per quelli degli afroamericani, dei giapponesi che vivono in America, fino a spingersi quasi a criticare le decisioni del marito che fa rinchiudere in campi di detenzione migliaia di nippo americani. Si batte per il salario minimo, si batte per l'abolizione del lavoro infantile, si batte per i diritti delle donne, si batte con particolare determinazione per i diritti degli afroamericani. In ogni singola occasione Eleanor, come scrive la stampa dell'epoca, è una sentinella per i diritti dei cittadini negli Stati Uniti, di tutti i cittadini degli Stati Uniti, gli occhi e le orecchie del New Deal, come venne descritta da un commentatore. Il 6 gennaio 1941 Franklin Delano Roosevelt pronuncia il discorso sullo Stato dell'Unione di fronte al Congresso riunito in seduta congiunta. Elenca le quattro libertà che sono per lui quelle più importanti nelle quali l'America si riconosce: la libertà di parola e di espressione ovunque nel mondo. The first is freedom of speech and expression everywhere in the world. La libertà di fede religiosa, la libertà dal bisogno e la libertà dalla paura. The fourth is freedom from fear. Eleanor Roosevelt fa suo questo messaggio, questa agenda, e inizia a riconoscersi nelle quattro libertà. Si batte a fianco del marito per i diritti dei cittadini americani, andando incontro a campagne di aggressione fatte di quelle che oggi noi chiamiamo le fake news. C'è un momento nel quale i suoi avversari l'accusano di fomentare le violenze degli afroamericani contro i bianchi negli stati del sud, ma lei non fa mai un passo indietro. È profondamente convinta che i diritti delle donne, i diritti dei lavoratori, i diritti delle minoranze, i diritti delle comunità etniche e religiose nazionali presenti negli Stati Uniti debbano essere rispettati, tutelati e riconosciuti, nell'estrema convinzione che in una grande democrazia i diritti dei cittadini si sommano e non si contrappongono. I diritti dei bianchi più i diritti dei neri più i diritti degli asiatici si sommano e fanno degli Stati Uniti una nazione più grande, prospera e sicura. Proteggere i diritti degli afroamericani non significa ridurre i diritti dei bianchi. Proteggere, tutelare e garantire i diritti dei bianchi non significa ridurre i diritti degli afroamericani o di qualsiasi altra etnia. Più minoranze ci sono, più gruppi da proteggere ci sono, più la democrazia americana diventa forte. Poi, quando il marito muore e la Seconda Guerra Mondiale sta terminando, il nuovo presidente Harry Truman, nel dicembre 1945, nomina Eleanor Roosevelt come delegata all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. E nell'aprile dell'anno seguente, il 1946, diventa la prima presidente della Commissione Preliminare delle Nazioni Unite sui diritti umani. È con queste mansioni che inizia a lavorare a quella che definisce la Magna Carta internazionale per tutti gli uomini che vivono ovunque. This Universal Declaration of Human Rights may well become the international Magna Carta of all men everywhere. Si tratta della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Il discorso che pronuncia nella notte del 28 settembre 1948 in favore della Carta chiama in causa tutti i paesi e tutti i cittadini del mondo. Chiede a chiunque di condividere questo passo affinché non si possano più ripetere gli orrori vissuti dal mondo durante la Seconda Guerra Mondiale. Alcuni paesi tuttavia sono ostili. L'Unione Sovietica e i suoi paesi satelliti si oppongono in ragione dell'articolo 13 che consente a ogni cittadino il diritto di emigrare, così come è contrario il Sudafrica, rimasto prigioniero della logica dell'apartheid,
L'Arabia Saudita è invece contraria per motivi religiosi. Nelle settimane precedenti, quando si tratta di guidare la campagna internazionale per l'approvazione della dichiarazione, Eleanor Roosevelt esprime il sentimento e la convinzione degli Stati Uniti, del presidente Truman, ma più in generale delle democrazie sulla necessità di proteggere i diritti degli uomini in maniera che nessuno possa più violarli e metterli in discussione. Il presidente Truman e il segretario di Stato George Marshall vedono in questo ruolo di Eleanor Roosevelt come ambasciatrice dei diritti umani una proiezione naturale del soft power americano, un pilastro dell'edificazione della nuova comunità delle democrazie che darà poi i natali prima all'Alleanza Atlantica, poi alla Comunità Europea. Fondamentalmente però guardano a Eleanor Roosevelt per una campagna di interventi pubblici e di discorsi tesa a scuotere l'Europa, coinvolgerla nella battaglia per i diritti. Ed è così. Questa è la genesi del discorso che pronuncerà a Parigi nel settembre del 1948, di fronte agli studenti dell'Università della Sorbona. E che cosa dice a chi la sta ascoltando dentro la Sorbona? Bisogna pensare con accortezza e anche con grande chiarezza al tema dei diritti umani, perché accettare questi diritti è fondamentale per creare le premesse della pace e del futuro e per rafforzare l'organizzazione delle Nazioni Unite per impedire che l'abisso che si è verificato fra noi non torni mai più. Finito il discorso, siamo appunto nel settembre del 1948, la redazione della Dichiarazione Universale si trasforma in una battaglia. Su ogni cavillo, su ogni principio, su ogni frase che Eleanor Roosevelt affronta con grinta e con passione. Si tratta di 85 sessioni che si svolgono con la partecipazione dei delegati di tutti i paesi al fine di scrivere e di accordarsi su 30 articoli. C'è l'ostilità delle sei nazioni del blocco sovietico dell'URSS, del Sudafrica dell'Apartheid e dell'Arabia Saudita. Ci sono momenti difficili anche quando si parla del diritto all'educazione e alla necessità di adeguare il tenore di vita in più stati al diritto alle pensioni. E in ognuna di queste circostanze Eleanor si batte con passione, affronta le obiezioni, le sfide, afferma sempre e costantemente le quattro libertà che aveva ereditato dal discorso del marito e combatte anche fuori dal gruppo di lavoro delle Nazioni Unite, scrive articoli, ha una rubrica sui giornali di Manhattan, My Day, che dedica praticamente sempre al tema dei diritti umani. L'ultimo scontro, che avviene con i sovietici e i sauditi, è del giorno prima della votazione dell'Assemblea Generale sulla Dichiarazione Universale, il 9 dicembre 1948. L'aggressività dei sovietici è molto alta e con loro si schierano i sauditi e altri paesi arabi. Ma Eleanor non tentenna, non ha alcuna esitazione, è convinta che il testo oramai definito sia il migliore possibile e va allo scontro. E il giorno dopo quello che avviene nell'aula delle Nazioni Unite, dove siedono 58 nazioni, premia i suoi sforzi. In favor of adoption, 48. A favore dell'approvazione della dichiarazione votano 48 paesi, 9 i contrari e un astenuto. Il presidente dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Herbert Ver-Evat, annuncia che l'Assemblea ha approvato questa importante dichiarazione. This assembly has adopted this very important declaration. La dichiarazione, la cui assenza aveva consentito alle dittature nazifasciste e al comunismo sovietico di Stalin di opprimere in maniera brutale i propri cittadini, viene approvata. Eleanor Roosevelt è stata l'anima più sincera, più disinibita e più presente nella pubblica discussione americana nella difesa dei principi e del New Deal durante la presidenza del marito. Poi, dopo la morte di Franklin, ha reso universali questi valori, affidandosi ai 30 articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. C'è dunque un filo che collega la vita personale di Eleanor Roosevelt, il fatto di essere stata per 12 anni First Lady degli Stati Uniti e poi il suo ruolo all'interno delle Nazioni Unite.
Pensando a quanto lei ha fatto, al ruolo di questa donna nella redazione di quel testo che ha sfidato a viso aperto le resistenze di chi non lo voleva e anche, in fin dei conti, le esitazioni di Truman di fronte al muro dei sovietici, comprendiamo perché oggi, nella memoria di così tanti americani, Ann Eleanor Roosevelt è il nome nel quale più si riconosce l'eredità, la forza e la leadership delle battaglie per i diritti umani che arrivano fino a noi in una dimensione diversa, con le sfide del digitale e con le sfide del clima, con nuovi traguardi da tagliare e nuovi diritti da definire e proteggere. Lezioni di leadership, esempi, insegnamenti ed errori di grandi protagonisti della nostra storia è un podcast scritto e narrato da Maurizio Molinari, a cura di Antonio Iovane. Supervisione editoriale di Anna Silvia Zippel. Per Accenture Media Tech, in produzione Paolo Prosperini. Editing e suono Massimiliano Troiani. Una produzione One Podcast. Thank you.